chiamo Rajesh Nair, vengo dall'India originariamente, adesso sono in Italia da tantissimi anni, pratico gli arti marziali da più di 30 anni, il Silat da almeno 12. Che cosa ne pensi del corso di formazione che stai seguendo? È eccezionale, a me mi piace molto, è molto strutturato. Il livello di insegnamento, la qualità dell'insegnamento è molto alto. E dal punto di vista proprio tecnico, che cosa mi dici? E da quello che so io e anche dalle mie conoscenze al di fuori del corso, l'istruzione è molto veritiera, molto come il Silla tradizionale indonesiano. E lo vedi proprio dai movimenti, dalle tecniche, ma anche dall'attitudine, no? Di come vengono praticate, la serietà anche, per cui mi piace molto. E dal punto di vista più spirituale, cioè con, non so, il contatto anche con i compagni, le persone che hai conosciuto in questi anni, come ti sei trovato, come ti trovi? Dal punto di vista spirituale, diciamo che non c'è, e questo penso che sia proprio voluto, non c'è un insegnamento proprio basato sulla religione o cose, lasciato molto a ognuno. Diciamo che tramite quello che studi migliori la tua vita in un certo senso, e questo è, penso che è quello che dovrebbe fare una religione. E con i miei compagni mi trovo benissimo, mi ha reso più tollerante, più disposto ad ascoltare, cioè non mi arrabbio più. Che cosa ne pensi del maestro? È molto bravo, lo rispetto molto, per me nel mio percorso nel Silat è un punto fermo, diciamo, e credo che è una persona eccezionale che ha avuto la sua evoluzione. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando è, diciamo che è arrivato a una certa conoscenza di sé, diciamo, per cui adesso è una persona che, ti dico, mi rispetto molto e considero anche un amico. Grazie mille.